Noi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto durante questi 3 giorni di didatta nell'edizione Puglia. Siamo contenti di aver potuto dare informazioni, momenti di formazione e anche sostegno sindacale, le tre ragioni che ci hanno portato a questa partecipazione. Peraltro questa è stata un'edizione particolare, piena di persone, piena di insegnanti, di tutto il personale della scuola che ha cercato di capire qual è il senso dei cambiamenti in atto. Due dati su tutti. Per raggiungere 1 milione di contatti, Twitter ci ha messo 2 anni, Facebook 10 mesi, ChatGPT 5 giorni. Quindi siamo dentro un cambiamento velocissimo. Le sfide non ci spaventano, sappiamo che dobbiamo in qualche modo misurarci con l'algoritmo. L'algoritmo che tende a sostituire le persone con le macchine o con i dati. Questo algoritmo lo conosciamo anche attraverso le procedure di nomina e sappiamo quali risultati ha condotto. Dunque, un impegno che è un impegno verso la professionalità e le professionalità della scuola e un impegno che invece è sul fronte sindacale per rendere giustizia di alcune situazioni che veramente non possono continuare più in questo modo. Buongiorno a tutti, oggi siamo a Fiera Didacta per una tavola rotonda dal titolo Ambienti digitali di apprendimento, nuovi scenari per la relazione educativa e l'innovazione didattica. Oggi ci troviamo a riflettere su uno dei temi più cruciali e più complessi del mondo della scuola. La rivoluzione digitale sta cambiando i processi educativi e soprattutto la relazione educativa. La relazione educativa tra studenti, tra docenti e ambienti di apprendimento. Ragioneremo su questo, sulle sfide, sulle opportunità, ma anche e soprattutto sui rischi che la rivoluzione digitale ci introduce insieme ad esperti quali il professor Mario Caligiuri, pedagogista dell'Università della Calabria, al formatore sia per le istituzioni scolastiche, per i docenti, ma anche per le aziende, il professor Alessio Perniola e la segretaria nazionale Francesca Ricci, segretaria nazionale della UIL Scuola. Sono 3 prospettive dal mondo sindacale, dal mondo della formazione iniziale dei docenti, quindi universitaria, e la prospettiva di chi vive la scuola, sia come docente che come formatore. Eccoci a Didacta, alla tappa pugliese di Didacta, e siamo qui a parlare di innovazione didattica, di transizione digitale. Come si combinano questi due mondi? Beh, innanzitutto dando una prospettiva di carattere educativo, capire come il digitale ha interferito ed è entrato, sta entrando nella costruzione di solide reti e relazioni educative. Poi cercheremo un po' di scoprire come davvero la metodologia che i vari insegnanti mettono in campo ogni giorno nella loro grande creatività e libertà di insegnamento possa riuscire a coniugare una solida relazione educativa a una anche tenuta dei ritmi, dei linguaggi comunicativi che la transizione digitale un po' ci impone. Questi sono un po' gli spunti sui quali rifletteremo quest'oggi e sarà molto interessante riflettere con altre voci che vengono da mondi attigui ma non coincidenti, quindi io proporrò il mio sguardo che viene un po' dal mondo della formazione e della didattica, proverò a suggerire quali prospettive, quali strade poter percorrere per rendere appunto l'insegnamento oggi ai tempi della transizione digitale qualcosa di sempre più efficace che però non vada mai a tradire la sua originale missione, cioè quella di educare e di accompagnare la crescita delle giovani generazioni. Attualmente noi stiamo vivendo in 3 mondi, quello fisico, quello digitale e quello ibridato, che sarà quello prevalente, è già oggi quello prevalente. Dobbiamo tenerne conto nei processi di apprendimento, nei processi didattici e nelle teorie pedagogiche. Noi purtroppo ragioniamo
al passato, con una serie di concetti, di categorie mentali e di parole che fanno riferimento a un mondo che è in via di estinzione. Per cui interrogarsi, ma in modo serio, senza seguire le mode, sulle necessità che sono già impellenti è un atto di responsabilità. Dice il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz che la società è progredita in base all'aumento della capacità di apprendimento. Quindi l'educazione viene prima dell'economia, però la politica si occupa prima di economia e poi di educazione, perché l'economia dà risposte concrete, ma le risposte giuste, quelle vere, quelle importanti, le dà l'educazione. Ma un'educazione profondamente trasformata che colga la grandissima sfida dei tempi, la metamorfosi del mondo dove siamo immersi.